fortissima sta roba. Buono questo, sa di crema per le mani. Uova? Sì. No, mi dispiace. Ma che uova? Vai tu. Cheesecake. Madonna, ma c'è aglio qua dentro. Ti è piaciuto, eh? Abbastanza. Bene, mi faccio dare la ricetta allora. Sembra un dolce. Ah sì? Con un retro gusto di cipolla. Già finito? Se è buono anche questo. Scusa. No, io odio la gelatina. La assaggio prima tu. Oddio. Mi ricorda vagamente il cibo del mio camper. No, però la gelatina non si può, eh? Oh mio Dio! Minchia. Aglio. Com'è? Con questo poi non hai più rapporti sociali, capisci? Cioè non ce la fai, non puoi. Ma buono. A posto? Sei vivo? Sì, sì, buono. Molto buono. Ne vuoi un altro? Sembravano quelli che faceva mia mamma, invece no. Non la posso mangiare. Sono vegana. Questa è buona. Però è un po' diversa da quella che facciamo noi. Questa è buona. Brave questa russi. Ci è piaciuta. Brave russe, brave russi. Ok ragazzi, cambiamo piatto. Questo io la finisco. Però è buono, anch'io. No, no. Per me, tutti. Una casa russa vegan? Oltre ai cetriolini? No, però non so se lo voglio assaggiare adesso. Sa di casa di riposo. No, vabbè, dai, lo assaggio. Questo cos'è? Oddio. Che figo. Oh, no, guarda, che roba è? No. Ora so perché non ci sono vegani in Russia. È orribile, va. Oh mio Dio. È un po' più aspro dei nostri, però buono e croccante. No, no, no. No, orribile, ma meglio il cetriolino. Buono? Questo non è male. Però c'è il cetriolino, che non manca mai, sempre presente. Come si dice buon in russo? Kusna. Kusna, kusna, kusna. Si fa così in Russia? Come no? Uepa! No, però non è male.